Eccoci, siamo live con Gianluca Rossi, quindi siamo molto contenti di averti con noi. Grazie a voi, non mi aspettavo onestamente due fanciulle, quindi io sono ancora più contento e quindi un saluto a Grande. Chiara, ad Adele, a Anima Nerazzurra, a tutti gli ascoltatori e vabbè, io dico i telespettatori, ma qua non so, le nuove tecnologie, come si dice, vabbè, i video spettatori, dai. Bene, intanto come stai? Questo periodo un po' difficile? Bene. Ma insomma, devo dire, io non è che l'abbia sentito molto, perché comunque siamo, diciamo, anche mia moglie fa la giornalista, lei di news, di cose più serie, insomma, delle mie, quindi devo dire che per noi il lockdown è stato abbastanza limitato, nel senso che bene o male abbiamo sempre lavorato. Io, anch'io, insomma, mi sono buttato con la mia televisione anche un po' sui servizi di news, cioè per il periodo brutto abbiamo fatto le code all'S lunga. Visto che ne ho una qui vicino che ha battuto il record delle code con 4 ore e mezza un giorno, 4 ore e 35 con la gente che sveniva. Insomma, diciamo che io poi ho iniziato facendo il giornalista di news, ci sono arrivato poi dopo al calcio, e infatti qualcuno si ricorda tanti anni fa, pochi, perché poi diciamo che i 30 anni sono stati dedicati soprattutto al calcio, però bene o male, insomma, diciamo che abbiamo fatto il nostro mestiere più o meno cercando di tifare. Ovviamente per la ripresa, che è un tentativo in assoluta sicurezza, come hanno fatto in altri paesi, e quindi auguriamoci più o meno di portare a termine questo campionato senza menarcela che sarà falsato, perché è ovvio che è falsato andare a bere il caffè al bar, figurati se non è falsato purtroppo il campionato senza pubblico, con 3 mesi di pausa che non ci sono mai stati. Però, insomma, secondo me l'importante è non arrendersi in alcun settore, siccome il calcio è anche un'industria. E poi la menano tutti, non è che si riparte per i multimilionari, ma per tutta una serie. Io faccio sempre gli esempi della gente che conosco, la signora che fa le camere al piano gentile, l'impiegato della sala scommesse, quello che, ok, non potrà ancora vendere i panini allo stadio, ma il manutentore dell'ascensore di San Siro, il giardiniere di Appia, l'autista, ci sono delle figure che la gente forse non sa, sono 400.000 persone che stanno facendo la fame. Quindi come deve ripartire il turismo con tutti i rischi purtroppo che ci sono, come sono stati aperti i supermercati, bisogna provare a far ripartire anche il calcio. Adesso non volevo fare sto pistolotto, però insomma. No, no, è importante invece perché comunque ci sono state delle discussioni quindi aperte su questa materia, quindi è Sì. importante anche far capire questo. Sì, io sono in aperta polemica col ministro più in netto, mi assumo la responsabilità naturalmente di quello che dico, spadafora, lo dico ogni giorno in televisione, che secondo me pensa al calcio come la roba dei multimilionari. Il problema non sono Ibrahimovic, Lukaku, questi qua possono stare in quarantena 5 anni per quello che hanno guadagnato, ma la gente dovrebbe sapere, e chi è dentro nel calcio lo sa, che c'è tutto un mondo di gente che gravita attorno perché magari fa, ripeto, l'aiuto giardiniere a San Siro, oppure l'aiuto giardiniere a Milanello, dico per dire, oppure quello che fa la manutenzione dello stadio, dell'ascensore, l'elettricista in servizio durante le partite. Questa è gente che non è che assunta, lavorava magari a partita IVA, ritenuta d'acconto. Cara grazia, se arrivava ogni tanto a 2.000-1.500 euro lordi al mese, e se tu gli togli sta cosa qua, questi non vivono più. Quindi si stava cercando di far capire al ministro e a questi radical chic che sono per chiudiamo tutto, basta, non andiamo più in vacanza, lockdown a vita, chiudiamo i cinema, chiudiamo tutto, che c'è, beati loro se possono permettersi di vivere chiusi nelle loro ville e continuando a leggere buoni libri, che è sempre assolutamente bello. Ma c'è tutto un mondo di 400.000 persone che in questo momento, se non muore col virus, muore di fame. E quindi perlomeno un tentativo, come hanno fatto in Germania, come fanno in Inghilterra, come fanno addirittura 25 paesi su 29, perché 4, la Francia, il Belgio, l'Olanda e la Scozia hanno deciso di fermarsi qui, legittimo, anche se in Francia già ci sono grandi polemiche per questo, perché poi vedono gli altri che partono e ovviamente i problemi di sopravvivenza economici li hanno anche loro. Il calcio oggi è un'industria che comunque muove 5 miliardi di euro all'anno, oltre a 1,5 miliardi di tasse, e è quasi una finanziaria, insomma. Quindi dire chiudiamo tutto, e il ministro dello sport che dice basta, chiudiamo il calcio, è come se
Il presidente dei ristoratori dice basta, chiudiamo i ristoranti. E vabbè, ho capito, però poi la gente che ci lavora nei ristoranti come vive? Tutto qui, quindi io sono molto contento che si ripartirà con tutto. Poi se proprio ci sarà la nuova ondata, la nuova epidemia, bene, ci fermeremo, cristallizzeremo la classifica, useremo l'algoritmo di Gravina, la moltiplichiamo per 19, tutti i decimali. E assegneremo il campionato a chi è primo, cioè se sarà la Juventus, sarà. Però l'importante, secondo me, è come esseri umani, secondo me, poi è una mia opinione, di non fermarsi. Tanto il rischio zero non esisterà mai. Il rischio zero in questo momento, se mi cade il lampadario in testa, io muoio. Cioè, voglio dire, non sai che il rischio zero non c'è, se prendi la macchina o lo scooter, ti possono tirare sotto ogni giorno. Cioè, se uno pensa a rischio zero, benissimo, si tappa in casa a vita. Il problema è che c'è chi non, se non lavora non vive. Ecco, cioè questa È era la vero, è cosa vero. per dire, che ci tenevo Quindi a si dire, insomma. riparte prossima settimana, tra l'altro, con la semifinale al San Paolo. Ancora c'è da capire quando, perché l'Inter preme per avere anche un solo giorno, diciamo, in più, o meglio, giocare prima di modo tale da averlo poi in più, dato che si giocherà ogni 3 giorni, a maggior ragione l'Inter che deve recuperare la partita con la Samp. Sarà un po' un tour de force, anche col caldo, quindi. Ma questo, ripeto, indubbiamente sarà un tour de force, sarà problematico, è una situazione nuova che non si è mai verificata. Se uno parla con me, ho la fortuna da addetto ai lavori, tra virgolette, di parlare io con i preparatori sono molto preoccupati perché nessuno si è mai fermato d'amblè per 3 mesi, hai voglia di fare la cyclette in casa. Se uno soltanto corre, o gioca a pallone, insomma, anche a livello semiprofessionale, insomma, io se corro 40 km sulla cicletta è diverso rispetto a quando li ho fatti alla maratona di New York, cioè c'è un diverso attrito, c'è un diverso sforzo fisico, quindi sicuramente saremo bersagliati dagli infortuni, questo è indubbio, alcuni ce ne sono già stati in allenamento, Ma i ci quattro sarà giocatori chi di cui hanno parlato, però è vero o non è vero? com'è? È vero o non è vero la notizia che è uscita questa mattina sugli acciacchi di De Vrij, Godin, Ma sicuramente, proprio ma sai, ma io non sono essere un là, incidente psicologico? ma è indubbio che la gente non sia al 100%. Cioè, ti sei fermato 3 mesi, non si è mai verificato. Questa è stata una pausa, se ci pensiamo, comunque di due, l'8 marzo, il 9 marzo erano state le ultime partite, oggi è giugno, aprile, maggio, praticamente sono 3 mesi, più di 3 mesi. Per quando si ricomincerà con l'adrenalina vera delle partite. È normale, si è fatto male Duarte al Milan e uno dirà, vabbè, si è fatto male Ibra, si faranno male sicuramente un pochino tutti, ma è inevitabile se stai fermo 3 mesi e poi provi a ripartire, è normale che ci sarà questo. Però torno a dire, se noi vogliamo l'errore di vedere quello che succederà tra poco con gli occhi di prima. Purtroppo questa cosa, che si chiama coronavirus, pandemia, ha cambiato il mondo. Il mondo non è più come prima e non sarà più come prima per qualche mese ancora, io spero per qualche mese. Quindi è inutile che stiamo lì a dire, ma cavolo, ma i 5 cambi, le sostituzioni, ma si fanno tutti male, ma giochiamo ogni 2 giorni. È qualcosa che non abbiamo mai provato e probabilmente non proveremo più, però. Purtroppo in questo momento o ti arrendi al virus e dici bene, io sono l'essere umano, basta, mi arrendo, lasciamo un bel buco nell'albo d'oro e amen, ne stiamo tutti in casa, oppure come è andato sempre a lavorare il netturbino, rischiando di suo, come è andato sempre a lavorare la cassiera dell'Esselunga, rischiando di suo, si gioca, i calciatori giocano se non se la sentono, come accade in Bundesliga, come ha detto Mark Zorc, che è il direttore generale, ex giocatore del Borussia Dortmund, ha detto se uno non se la sente, me lo dice, gioca un altro. Chiaro che se non se la sentono in 20, la squadra non può scendere in campo e perderà la partita a tavolino. Cioè non ci sono molte soluzioni. Se si vuole ripartire, bisogna accettare tutti i problemi, l'infortunio, l'affaticamento, il turnover, i 5 cambi. Purtroppo non è, se noi continuiamo a vederla con gli occhi di prima, nulla sarà come le partite, non saranno come prima, soltanto perché non c'è il pubblico, perché c'è una tensione diversa, sarà tutto un pochino artefatto. Ma torno a dire,
siccome è artefatto andare al ristorante in questo momento, è diverso andare al ristorante, le scuole sono chiuse, cioè chi è che ha mai fatto 3 mesi di vacanza quando andava a scuola? Nessuno, non si sa neanche quando riapriranno. È chiaro che è una situazione eccezionale, quindi bisognerebbe da cittadini, prima ancora che da sportivi, accettare che essendo una situazione eccezionale, purtroppo magari vedremo delle cose eccezionali. E anche se ci arrabbiamo, secondo me è molto meglio provare a riprendere, piuttosto torno a dire che arrendersi e fermarsi. Sì, diciamo è legittima come Cioè, osservazione. poi bisogna vedere l'infortunio, magari è un affaticamento, magari uno sente uno strappettino, Purtroppo strappettino. sì, come dicevi prima, si passa dai 3 mesi fermi a, cioè 2 o 3 mesi fermi, adesso la ripartenza a 1.000 ogni 3 giorni col caldo. Quindi ovviamente ci saranno delle ripercussioni anche fisiche, Ma sì, è ma i inevitabile. preparatori sono molto preoccupati, cioè è normale che ci sia, ripeto, prendiamo me, cioè io sono uno che ogni tanto va a correre e non sono andato a correre per un mese. Quando sono andato a correre mi sembrava di, a parte di morire perché non ero più allenato, tanto per cominciare con la mia velocità, che è la velocità del cinquantenne, e soprattutto sentivo il dolorino qua, il ginocchio, oddio la caviglia, oddio cosa c'ho. Cioè, figurati loro che comunque è chiaro che anche nell'allenamento hanno una tensione diversa. Quindi, sai, è normale che ci saranno giocatori che magari a un certo punto ne giocano una e quella dopo hanno l'affaticamento e saltano. Cioè, sarà del tutto normale per un bel po' di tempo. Ed è anche, secondo me, la spiegazione del fatto che noi vedremo molti risultati a sorpresa. All'inizio i valori non usciranno. Cioè, all'inizio, per dire, il Brescia magari corre più della Juve o la Sampdoria corre più dell'Inter, per citare una partita a breve, ma è inevitabile. Poi però, essendoci 124 partite ancora da giocare solo di campionato complessivamente, essendoci 12 giornate, poi secondo me più o meno i valori, fermo restando tutto quello che conosciamo, dovrebbero pian piano uscire. Ecco. Quindi all'inizio sarà secondo me con tanti risultati a sorpresa che non ci aspettiamo, ma può essere anche divertente. Insomma, io la vivo, purtroppo la vivo come qualcosa che nessuno si aspettava. È capitato, cosa fai? Tanto star qua a compiangersi ulteriormente per altri 6 mesi, secondo me non vale la pena. Proviamo come fanno gli altri, proviamo a ripartire. Poi, se proprio non si potrà, e gli ayatollah della medicina che ogni giorno ci avvisano, attenzione alla seconda ondata, attenzione alla terza ondata, attenzione che state tutti per morire, e beh, se sarà così, prenderemo e ci fermeremo un'altra volta, come fanno gli altri, che gli altri fanno così, quindi faremo così anche noi. Ma Esatto. invece, per cambiare argomento, altra Sì. notizia di oggi sul possibile cambio modulo, si dice che Conte abbia provato a cambiare modulo e passare a 4. È vero, non è vero? Ci credi, non ci Ma credi? questa cosa è una cosa che lui ha iniziato la Juventus col 4-2-4, poi voglio dire, è riuscito in qualche modo a trovare questo, ma io non credo che lo faccia. Ogni tanto lo sperimenta, è vero che ogni tanto lo fa. Ci potranno essere alcune partite dove si potrà giocare a 4, proprio, ripeto, per l'eccezionalità dell'evento, ma oggi parlare secondo i criteri tradizionali veramente è molto difficile. Io credo che all'inizio andremo tutti su quello che più conosciamo. Quindi se devo dire la mia, tu puoi anche provare per determinate partite a metterti a 4, eccetera. Però poi la squadra, secondo me, all'inizio perlomeno cercherà di cambiare il meno possibile. Quindi si cercherà di Esatto. utilizzare il più possibile la formazione tipo, il modulo tipo, le cose che si conoscono. Piano piano bisognerà riprendere, perché ripeto, poi, come sempre mi hanno detto tanti calciatori che ho avuto la fortuna di frequentare, qualsiasi allenamento, anche il più duro, non è mai come la partita. Cioè, proprio inconscio me c'è un'adrenalina completamente diversa. Quindi tu ci sono dei giocatori che sono stati meravigliosi in allenamento. Io mi ricordo Stefan Dalmà, era uno che in allenamento rimanevamo tutti a bocca aperta. Poi in partita non riusciva a combinare niente. Cioè, ci sono quei giocatori, perché magari lo frenava il pubblico, anzi, La l'assenza di pressione pubblico. sicuramente. Sì, ma comunque la tensione, ci sono proprio delle Fattori. ripeto, degli sforzi diversi quando sei in partita, ma non c'è niente da fare, anche se ti alleni col tuo ex compagno, è diverso che allenarti nella partita, perché comunque la tua testa viaggia su altre frequenze,
su un'altra sintonia. Certamente non avere il pubblico attorno può far assomigliare, quando dico assomigliare, non sto dicendo che diventano uguali, però può in qualche modo far assomigliare la partita a un allenamento, ma poi non è così, perché poi c'è l'allenatore che urla il triplo dalla panca, anzi le grida si sentono di più. E quindi comunque c'è l'avversario che è diverso da te, che ti provoca, eccetera, che magari ti conosce meno del tuo compagno. E quindi torno a dire, saranno incalcolabili i fattori, soprattutto alla ripresa sarà tutto molto incalcolabile. Cioè, sono tutte partite veramente da tripla, ma io non lo dico cioè, se oggi mi dicessero Inter Brescia, io non sono mica sicuro che finisce 3-0. Cioè, dico per dire, no? Perché, ma potrei dire qualsiasi altra squadra, perché i valori, almeno all'inizio, del fatto che nessuno ha fatto niente per 3 mesi, perché questa è la grande verità, sono assolutamente incomprensibili, imprevedibili, e poi c'è l'aspetto psicologico che è completamente diverso da quello che non sai come ognuno reagisce alla ripresa. No, no, certo, infatti sono d'accordo sul modulo in quanto ci sono troppo pochi giorni per preparare la partita successiva, quindi lavorare su uno diverso rispetto a quello fatto finora risulta un po' difficile, però No, ma dall'altra poi parte c'è un Eriksen da lanciare e in molti anche hanno fatto questa domanda su Eriksen. ma Eriksen noi sicuramente ha avuto un impatto un pochino più complicato di altri, però ricordiamoci, santo cielo, era arrivato a fine gennaio, a marzo ci siamo fermati, cioè adesso un mese cambiando la preparazione con tutto quello che era successo, perché comunque già dalla seconda metà di febbraio c'erano un po' di allarmi. Non mi sembra che ci sia stato ancora abbastanza tempo per dire bocciato. Qui tendiamo dopo una partita a dire che uno è bocciato. Io mi ricordo, per esempio, adesso lancerò una provocazione, io mi ricordo due mezze partite dove c'era Sanchez in campo e sono stati i migliori tempi dell'Inter. Sanchez, di cui nessuno parla, già dato per rispedito al mittente. Poverino, è stato infortunato, è stato fuori, ha avuto la possibilità di rientrare, si è fermato di nuovo. Cioè, francamente, lasciate perdere che noi giornalisti dobbiamo parlare tutto il giorno, io sono il primo a dirlo. E ovviamente per noi la pagella dell'ultima partita è quella che ti condanna o ti manda nell'Olimpo. In realtà, grazie a Dio, gli addetti ai lavori, chi lavora lì tutti i giorni, le valutazioni non le fa su una partita. Cioè, che Eriksen sia un giocatore straordinario e che l'Inter con Eriksen abbia di gran lunga migliorato, è indubbio, e non è un mese di cambio di preparazione dall'Inghilterra all'Italia e di tutto quello che è successo che ti può far pensare che non si inserirà, perché le stesse cose le dicevamo all'inizio anche di Barella, e oggi Barella sembra che sia Dio, e le stesse cose le dicevamo di Sensi, poi Sensi si è fatto male e non l'abbiamo più rivisto. Cioè, ripeto, qua i giudizi cambiano da settimana in settimana. Gli addetti ai lavori non ragionano così, quindi il modulo a 4 Conte l'ha provato un sacco di volte, ma ogni tanto in partita si sono messi a 4, poi la gente non se ne è accorta. E quando poi io lo chiedevo a Conte, dicevo, meno male che te ne sei accorto, e dico perché il 90% neanche se ne è accorto. Ma sai, non è neanche facile, ogni tanto basta che uno stia 10 metri più indietro e da 3 si passa a 4. Cioè anche tutta questa filosofia sui numeri, gli schemi, ragazzi, in realtà il calcio è molto più semplice, tu devi avere un portiere che para, perché poi alla fine è questo, della gente pensante a centrocampo e una punta che la mette, e meglio due, che la mette dentro. Poi sinceramente se tu stai concentrato, hai le tue qualità tecniche, tieni la distanza tra i reparti, fai soprattutto quello che molti non fanno, vedi Gabigol, io sono andato a vederlo anche in Brasile, Gabigol. Gabigol con la palla tra i piedi è eccezionale. Il problema è che il gioco del calcio si fa in due fasi: quando la palla ce l'hai te e quando ce l'hanno gli altri. Se quando la palla ce l'hanno gli altri, il tuo giocatore può tranquillamente, per quel che fa, stare seduto vicino a te che commenti la partita, è ovvio che nel calcio d'oggi in Europa non vai bene. Quindi torno a dire, secondo me, in questo momento io ripartirei, cercherei di far finta che questo 13 giugno, 12 giugno, quando sarà, perché poi stanno chiedendo una deroga, perché teoricamente fino al 14 giugno è per questo che non hanno fissato ancora le date di Coppa Italia, perché secondo il DPCM non si può fare attività sportiva collettiva fino al 14 giugno. Loro, siccome hanno già fissato la finale il 17,
vorrebbero sfruttare le date del 12 e del 13, però non gli hanno dato ancora una risposta. È per quello che le date di Coppa Italia non le hanno ancora fissate, anche se io penso che prima ci sarà Napoli-Inter e poi Juve-Milan. Sì, possibilmente. Ma invece, passando a un argomento che ha tenuto botta per tutta la settimana, quindi la questione Icardi, Sì. finalmente io direi al Paris Saint-Germain, ma c'è anche chi si è lamentato per il prezzo, perché a parer loro è stato svenduto, valeva di più. Cosa ne pensi? Ma penso che chi si è lamentato non è interista o non capisce niente, ma spesso le due cose possono anche coincidere, ma non capisce assolutamente niente. Cioè, la cosa divertente è che io voglio vendere questa camicia a 1000 euro e pongo il prezzo di 1000 euro. Vado sui social per i miei 70.000 follower e dico: ragazzi, vendo questa camicia comprata negli Stati Uniti, voglio 1000 euro. Se tutti mi danno dello scemo, come giustamente accadrà, e nessuno comunque 1000 euro me li dà, alla fine io questa camicia non la venderò mai. Il prezzo di 110 milioni di Cardi era una clausola che nessuno ha mai pagato, che è rimasta lì per 2 anni. Il giocatore in realtà è stato 52 giorni sul lettino e io ho il massimo disprezzo di chiunque nella vita si finga malato per non andare a lavorare, anche se gliene hanno fatte di tutti i colori. Se domani la mia azienda mi leva da tutte le dirette, mi penalizza, mi fa mobbing, io posso andare in tribunale al pretore del lavoro, ma mai e poi mai mi metterò a casa un giorno in malattia. È una delle robe più vergognose che abbia mai visto nella mia vita. Figuriamoci per uno che guadagna 4 milioni. Quindi avrei preferito veramente che fosse andato, ma tanto non poteva perché ci ha provato a mandare una mail con la causa, ma purtroppo all'Inter sono stati talmente furbi e intelligenti che non l'hanno mai messo nelle condizioni di poter far causa. Uno che secondo me sta 52 giorni nel momento in cui la squadra ha bisogno di lui, fa andare fuori di testa, che lì è anche abbastanza facile, ma la gente non lo conosce, non sa che Spalletti ci ha dato l'anima per l'Inter, perché lo vede antipatico, non sa che Spalletti si alzava di notte per andare dal fratello moribondo in Toscana, l'abbiamo scoperto tutti dopo, e poi arrivava da piano alle 9 del mattino e aveva a che fare con questo lavativo che ogni giorno gli diceva: ma io non so se giocare visto che mi hanno tolto la fascia, che la fascia, poi chissà quali pensieri, chissà quali. La cosa è molto semplice: lei è stata troppo invasiva, in 6 mesi gli ha fatto perdere la maglia da titolare dell'Inter, il rispetto dei compagni, il posto di titolare nell'Argentina. Cioè, se non si rende conto che l'ha distrutto e lui non se ne rende conto e non è in grado di fermarla, auguri. Tanto è già campione di Francia. Io non posso rimpiangere uno che può diventare anche il giocatore più forte del mondo, vincere 3 Champions, 8 palloni d'oro, ma se tu metti te stesso davanti all'Inter, non me ne frega niente di non averti nell'Inter. E questa cosa ce ne siamo accorti via via col passare dei mesi. 120 gol, 300 gol, ne potrà fare anche 1000, ma nell'Inter io sono cresciuto, mi spiace, ma è un difetto mio, io sono cresciuto con Prisco. Quindi nell'Inter ci sta chi ama l'Inter, o perlomeno si anche non la ama, perché certamente Conte non nasce interista, certamente Spalletti non nasce interista, certamente devo dire neanche Mourinho nasce interista, ma è tutta gente che ha messo il suo lavoro davanti ai personalismi. E quindi io la rispetto ed è gente che ha fatto fino all'ultimo giorno straordinariamente il suo lavoro. Icardi, mi spiace, no. Quindi per Sono me è d'accordo. un discorso chiuso da tempo, anzi io speravo andasse alla Juventus a scardinare la ma Addirittura. alla Juventus, la gente non ha ancora capito, io sono 2 anni da solo che lo dico e alla fine ho avuto ragione io, ma tanto ci sono. Alla Juventus sono troppo intelligenti per portarsi in casa lui e lei e Randa, sono troppo intelligenti, ci hanno pensato per un po' perché lui come centravanti è straordinario e chi non è io mai attaccato come giocatore. In aria, si mette lì, prende la sua sedia, si siede, gli arriva il pallone e fa sempre gol. Bravissimo. Il problema è quello che si chiama extracalcio, il casino che crea lei. E quindi la fascia da capitano gli è stata tolta perché a un certo punto non sei tu che decidi che sei capitano, sono gli altri che ti riconoscono tale. E siccome nessuno l'ha mai più riconosciuto come capitano, purtroppo la società non ha potuto far altro che dire: tu da oggi non sei più capitano. Ma la colpa è di lui. E comunque, guarda, il tempo è galantuomo. Quindi vedremo, perché anche a Parigi mi risulta che abbia già fatto
con i suoi atteggiamenti, innervosire Mbappé. Quindi uno venderlo così, con tutto l'extracalcio, questo qua è un capolavoro. Sono 50 milioni sull'unghia più 8 di facili bonus, più se lo rivendono altri 15 milioni che vengono all'Inter. Quindi siamo 58 più 15, siamo a 73. E questo immaginando che il Paris Saint-Germain non voglia guadagnarci 1 milione. Ma siccome il Paris Saint-Germain ci vorrà guadagnare dal rivenderlo, voglio vedere se riesce a venderlo minimo 80. Quindi vedremo se lo venderanno loro. Tanto più che adesso in Francia non si gioca e quindi fino a settembre non se ne... Oltretutto ha scelto anche il campionato l'unico dove non si gioca. Quindi tutti riprenderanno a giocare in Germania, in Inghilterra, in Spagna e lui è lì a guardare gli altri. Quindi se pensa che il suo valore aumenti, si aumenta su Instagram in base a quello che dice Vandanara. E purtroppo abbiamo ancora dei, non voglio usare dei termini, diciamo che sono un po' tardivi, l'ha detto Banda. Sì, Banda, sono 3 anni che dice che i più grandi club inglesi e spagnoli sono su Icardi. Icardi non lo vuole più, purtroppo, per quello che crea lei attorno a lui, ad alto livello non lo cerca più nessuno. Semmai qualcuno non lo vogliono più neanche nella nazionale argentina. E questa, tant'è che Lautaro in 6 mesi praticamente gli ha preso via tutto, la clausola. E il dramma è che la clausola di Lautaro potrebbero anche pagarla, quella di Icardi non ci ha mai pensato nessuno di pagarla. Esatto, adesso Quindi, passiamo anche a grande. Lautaro, però Sì, chiedo prima, scusa, mi sono dilungato. rimanendo su questa linea, un'altra domanda fatta ieri, tra l'altro, sul post che avevamo pubblicato, c'era cosa pensi della linea societaria sulle questioni Perisic, Nainggolan e appunto Icardi? Guarda, lo dico contro il mio interesse perché io sono sempre stato, sia giocando a pallone con i miei amici, sia chi lavora con me, un grande Indy. Io sono lì, io parlo così, ma io sono l'Icardi in assoluto, cioè io quando gioco a pallone non passo mai la palla, penso a me, cioè faccio correre gli altri, io penso solo a far gol, mi detestano tutti quando gioco a pallone. Cioè quindi io parlo così, attacco anche me stesso, io sono anche autocritico, solo che io me ne rendo conto. Non ho Vandanara vicino, grazie a Dio, nel senso che mia moglie pensa che il calcio sia un minerale e questo sicuramente mi facilita. Ma io sono sempre stato così, cioè, quindi io sono esattamente come lui e per questo so esattamente il danno che fai agli altri, perché me l'hanno spiegato anche in cinese il danno che faccio agli altri. Io ogni tanto però faccio il tentativo di cambiare. Quindi la tua domanda era, scusa perché mi sono La linea perso nella societaria sui linea casi societaria è Perisic meravigliosa. Nainggolan. Mi spiace dirlo, ma la linea societaria è meravigliosa perché la linea societaria è impostata alla grande professionalità. Quindi Perisic ha dato molto meno, in modo molto meno grave di Icardi. Comunque anche uno che ogni tanto ha fatto le bizze. Nainggolan, ragazze, e io Nainggolan lo adoro. Io dico sempre in televisione tutti i giorni, se domani scoppia una guerra... E io devo, che tra l'altro faccio ancora oggi l'ufficiale riservista dell'esercito, mi dovessero richiamare e devo andare in trincea, io vado in trincea tutta la vita con Nainggolan, anche se ingoia i vetri, beve come una spugna, cioè io se devo combattere con uno a fianco scelgo Nainggolan piuttosto che João Mario, anche se mi va letto alle nove. Però ragazzi... Però non possiamo negare che adesso sono le ore 19:30, tra dunque 19:30, a mezzanotte Nainggolan in questo momento sta dormendo, probabilmente a mezzanotte e mezzo esce e fa la sua vita, che non è purtroppo la vita dell'atleta. E adesso io le dico sempre questo come battuta, Nainggolan a Cagliari va benissimo perché fa una partita alla settimana e lui riesce ancora a recuperare. 3 partite alla settimana, purtroppo, come farebbe all'Inter, non le recupera con la vita che fa. Ma io comunque lo adoro perché lui te lo dice: guarda, io lo so che ho perso tante occasioni, la nazionale, beh, ma a me piace divertirmi. Lui è sincero, lui dice: io no, se mi togliete la notte dove io voglio andare in giro a far casino e io non vivo più. E cosa gli vuoi dire? A uno così, però la professionalità è un'altra roba, cioè Conte queste cose non le accetta. Per questo quando mi dicono Nainggolan può tornare all'Inter sorrido, perché conosco Conte. Sì, può tornare all'Inter e poi gli troveranno un'altra sistemazione. Ma guarda, dei tre mi piange il cuore perché io ho una simpatia istintiva per lui. Io dei tre
lo terrei, gli darei un'altra, ma Conte non ci sei, Conte non è così, cioè tu con spiace Conte devi perché sarebbe il essere. giocatore perfetto per Conte. Ma non è, guarda, Conte lo stimava Però tantissimo, però, e voi mi direte, però Vidal, ragazzi, l'estracampo di Vidal, Conte pensa di gestirlo, siccome è lui il signore padrone, io potrei obiettare, sì, ma scusa, però adesso anche Vidal fa le sue bizze. Il problema è che Vidal le 3 partite a settimana, ahimè, siccome lo guardo e l'ho visto anche con l'Inter, anche se come in maniera, insomma, un pochino, come posso dire, vigliacca, cioè lo ha detto Giorgio Chiellini nel suo libro, perché insomma io eviterei, tanto lo sappiamo tutti, non c'era bisogno di scriverlo nel libro e poi codardamente telefonargli per scusarsi. Lo sappiamo tutti com'è Vidal, cioè è pieno di episodi di cronache notturne di Vidal. Il problema è che se parli con Conte, Conte ritiene che Vidal lo sa gestire e comunque gli dà 3 partite a settimana morendo. Nainggolan probabilmente Conte ritiene che non gli può dare 3 partite a settimana. Per questo, con mio grave dispiacere, io temo che il ninja con la maglia dell'Inter, con Conte in campo, a meno che veramente te lo tieni come sesto centrocampista, lo vedremo pochissimo purtroppo. Purtroppo lo vedremo poco. Esatto. Io credo che tra i Tragico. reprobi, cioè l'Inter è diventata una struttura militare. Ragazzi, mi dispiace, ma con Conte e Marotta sono finiti i 52 giorni sul lettino. E, come dico sempre con il mio amico Bobo Vieri, le fughe tue di Biagio col calorifero per andare a casa, perché era da... cioè con Conte è finito il mondo. Cioè con Conte è finita. Con Conte o fai il professionista o sei tagliato fuori. E purtroppo io credo che sia l'unica possibilità che abbiamo per vincere. E quindi, siccome, come dicevo prima, per me viene prima l'Inter dell'adorazione per questo quel giocatore, perché il mio obiettivo è di riportare l'Inter al più presto in Albo d'Oro. Se Conte mi riporta in Albo d'Oro, andando a letto alle 9 tutte le sere, d'ora in poi vado a letto anch'io alle 9. Quindi figurati, cioè, io ragiono così. Ma E invece invece, arrivando a dimmi. Lautaro, pensi che lo venderemo con la clausola, che lo venderemo almeno con una base da 80-90 più un giocatore? Come la vedi tu? Sì, no, io, cioè, ripeto, io se leggiamo il mondo deportivo, il mondo deportivo che fa praticamente l'Ausorga del Barcellona, Lautaro è già là, si sta allenando col Barcellona e a noi ci danno Cinque quattro giocatori. sfigati. Sì, Tutti i Semedo, giorni postano su Cancelo. Lautaro, in prima pagina Sì, tutti i sì. giorni. Sì, ma è giusto, ma lo faremo anche noi, ma per carità di Dio, il problema è che forse bisognerebbe conoscere un po'. Io ho criticato Suninga quando abbiamo perso 2 anni prendendo Gabigol e João Mario, quando sono affidati a persone sbagliate, quando facevano venire qui Sainsbury o quell'altro Cedric Soares a 4 soldi. Però io quest'anno non ho niente da dire. Cioè, Lukaku, Eriksen, questi sono colpi da Inter, ma soprattutto come ti comporti. Spalletti voleva 1 milione di buona uscita per andare al Milan. Gli hanno detto: guarda, puoi stare tranquillamente a casa tua sulla maca, ma noi 1 milione di buona uscita non te lo diamo. Quindi o te ne vai tu perché firmi la rinuncia a tutto, oppure continuiamo a pagarti per 2 anni. Stesso discorso Icardi, con tutti questi fenomeni, no? Ben informati, Icardi è già della Juve, Icardi alla Juve paratici. Abbiamo tenuto botta, alla fine Icardi è andato via, come diceva Marotta. 70 per la Juventus, che non è mai arrivato a offrirli, 60 per gli altri. Sì, va bene, sono 58. Va bene, gli abbiamo fatto uno sconto di 2 milioni. Ma io ho le dichiarazioni nel mio telefonino che ho anche pubblicato di Marotta, ma l'aveva detto pubblicamente: 60 per gli altri, 70 per la Juve. Alla fine è andato via per 58. Anzi, se lo rivendono in Italia, altri 15. Quindi. Fronte duro su Spalletti, muro contro Icardi. Se il Barcellona pensa di venire qui, sedersi e offrirmi, ripeto, il Torero Camomillo o una cartolina con la palla con la neve della Sagrada Famiglia per portarsi via Lautaro, hanno sbagliato a capire. Ho letto che si faranno finanziare da un fondo. I fondi, insomma, noi abbiamo l'esempio del Milan, però là ci sarà sicuramente. Se un fondo gli dà 111 milioni, vengono qua con 111 milioni, entro il 15 luglio lo portano via. Se vuoi la mia opinione, non hanno 111 milioni, hanno smentito anche di avere un fondo. Il Barcellona ha problemi economici grossi,
quindi cercheranno di prenderlo dopo luglio, però peccato che il mercato parte il 1° settembre, quindi Lautaro tutta questa stagione la finisce con noi, ovviamente con un adeguamento, questo immagino, e poi l'anno prossimo, se troveranno 90 milioni o se mi danno Griezmann, se viene, uno che viene con 90 milioni io mi siedo sempre a parlare, ma se pensano di portare via Lautaro per 50 milioni non conoscono Marotta e non conoscono la nuova Inter, e sì che dovrebbero conoscerla, perché alla fine tutto quello che volevamo, perché la gente dimentica, Eriksen a 20 milioni, Lukaku, non viene più, non riescono più a prenderlo, l'abbiamo portato qui, Icardi fuori dalle balle quando era il caso di mandarlo in prestito e ulteriormente venduto, Spalletti che voleva andare al Milan con la buona uscita è ancora a casa, forse non hanno capito che con Marotta e con questa nuova dirigente, ma qui ci metto anche Suning, questi se ne fanno una questione di principio, ti fanno morire anche per un euro, come l'abbiamo visto sulla nostra pelle purtroppo quando io chiedevo certi giocatori. Quindi se il Barcellona pensa di venire qui e portare via Lautaro a 60 milioni, continuino a scriverlo, non hanno capito niente. Con questo, se tu mi dici nel 2023 Lautaro giocherà ancora nell'Inter, ma probabilmente giocherà nel Barcellona, ma nel 2022 io non sono così sicuro che già giochi nel Barcellona. Starei cauto, non sono così sicuro che riescano a portarlo via alle condizioni dell'Inter presto, non ne sono certo. Ma qualora dovesse andare in porto, ci chiedono anche nei commenti, chi vedresti come possibile sostituto, uno che ti piace, uno che vedi bene accanto a Lukaku, cioè nel pacchetto davanti, chi vedresti bene allora, al momento? Allora, io sono dell'idea, ad esempio, anche questo è un altro luogo comune, no? I giovani, questo è vecchio, io dico che i migliori calciatori che ti fanno ancora entusiasmare sono Cristiano Ronaldo che ha 38 anni, Ibra che ne ha quasi 40, e altri, insomma, io mi ricordo Figo, gli ultimi anni all'Inter era una gioia per gli occhi. Cioè questa idiozia per cui bisogna prenderli giovani è la più grande. Coi giovani non vinci niente, coi giovani tu non vinci mai. La Juventus ha cominciato a vincere quando ha dato Pirlo, ultra trentenne, dato per finito al Milan. La squadra vincente si crea attraverso un mix tra giocatori di grande esperienza internazionale che non hanno paura di niente. Quindi guarda, vado proprio su Cavani, altro che bollito. I bolliti sono quelli che pensano di vincere coi giovani, ovviamente mixati con i giocatori nel pieno della crescita, quindi Lukaku e se vuoi anche con qualche giovane come Bastoni, va bene, ma è il mix che funziona, perché se uno pensa di fare la squadra di ventenni in Italia arriva ottavo in classifica, senza contare che tanto il ventenne, se è veramente bravo, vedi, alla fine te lo portano via, perché se è così bravo alla fine ti danno 150 milioni e non passa tutta la carriera con te. Quindi io sono, per rispondere alla tua domanda, a parte che da qui alla ripresa del campionato, quando veramente Lautaro potrà muoversi, secondo me ne usciranno altri 5 o 6. Adesso c'è solo Timo Werner, perché adesso è, prima c'era solo Haaland, che tanto si è accasato. Poi improvvisamente ci sarà Aubameyang di nuovo, poi ci sarà Lewandowski, poi ci sarà ancora Griezmann. Che, guarda, ti posso dire, chiunque sostituirà Lukaku, scusa, Lautaro, secondo me non lo sbagliano perché li conosco e credo che se prendono ad esempio, che cavolo ne so io, Aubameyang è un giocatore straordinario per giocare con Lukaku, veramente dal punto di vista della compatibilità. E poi penso che Lukaku è uno che veramente può giocare con tutti, a differenza di Icardi, che è una prima donna e voglio vederlo là con Mbappé, Di Maria. Ma poverino, gli faceva male il ginocchio comunque, dobbiamo anche capire. No, no, ma io voglio vederlo ad ambientare, perché sai, quando fai il figo che sei il numero uno qua e ti metti a fare il figo qui e che c'hai vicino, adesso ti dico per dire, Dodò, Jonathan e Juan Jesus, sono buono anch'io. Prova ad andare là però a fare il fenomeno quando c'hai Neymar, Di Maria, Cavani, Thiago Silva, cioè tutti quelli che ha il Paris Saint-Germain, che ognuno è un'azienda. Ti assicuro che se non sei il numero uno la sparisci. Beh, infatti gli ottavi non ha messo piede in campo, è stato in panchina tutto il tempo. Certo, perché ha fatto incazzare tutti gli altri che sono andati dall'allenatore e gli hanno detto questo non gioca. Tant'è che l'allenatore, quando sbagliava i gol facili, diceva, anziché difenderlo, diceva in effetti sbaglia dei gol un po' semplici, che non ho mai sentito in vita mia. E devi saperci stare in un gruppo. Guarda, io ti parlo da uno che spesso, voglio dire,
non si è comportato, ma non per cattiveria, io sono anch'io un pochino, ma io lo ammetto, io sono, c'ho qualche pregio e milioni di difetti. Io ogni tanto tendo un pochino a debordare, ed è logico che chi sta vicino a me mi dice, uè, basta fare la prima donna, ci siamo anche noi, poi con l'età cresci, maturi e capisci. Guarda, sono molto autocritico in questo momento, perché mi riconosco, la gente pensa che io ce l'abbia con i cardi, invece drammaticamente io mi riconosco in maniera in che, non nel discorso Wanda, ma ogni tanto in alcuni suoi atteggiamenti, francamente, siccome li ho avuti anch'io, e sono stupidi, io solo che io me ne sono reso conto, e lui probabilmente se ne renderà conto tra qualche anno, quando sarà magari troppo tardi. Quindi ti dico, francamente, non sono preoccupato dell'attaccante che arriverà. Io torno a dire, una chance la darei ancora a Sanchez, lo so, fa ridere, ma non l'abbiamo ancora visto. Però sicuramente un giocatore di caratura internazionale, uno che ha molta più esperienza internazionale di Cardi, arriva. E piantiamola con questa storia dell'età. Fidatevi, la cosa dell'età è una grande scemata. Perché oggi il 32enne, che filo, come Cavani, che ha visto di tutto, ha combattuto dovunque, se San Siro per dire un domani si riempie lo fischia, non gli fa un baffo. Se fischiano Esposito, comincia a diventare problematica la cosa. Cioè, te lo dico perché lo so, non è che me lo sono inventato. Vero. Sai quanti giocatori San Siro ha ucciso? Livaia, Bonazzoli, Destro, Vardi, fenomeni, tutti fenomeni a 20 anni, questo diventa Dio, ma lo stesso Gabigol, cioè la verità, cioè San Siro ti ammazza, ma potrei parlare anche di quelli del Milan, e l'ultimo 9 del Milan, un po' degno di questo nome, è stato Bacca, perché aveva già un'esperienza internazionale, aveva già vinto in ambito internazionale, che se ne fregava. Tutti quelli che sono arrivati dopo, dalla Padula, Piontek, appena cominciano a non segnare più e cominciano a rumoreggiare, la gente li ammazza. San Siro purtroppo ti ammazza. Quindi, e Conte lo sa benissimo che gli servono i giocatori di esperienza. Conte sapeva benissimo che Pirlo era la chiave per vincere la Juve e così è stato. Esatto. Invece a centrocampo, lo Ma vedi la guarda, reazione? a centrocampo il mio sogno è di schierare un centrocampo così, te lo dico proprio. Vai. Vado, eh? Allora, io. Poi chi gioca li scegliete voi perché tanto giocando ogni 3 giorni girano tutti, anche perché magari anche l'anno prossimo si giocherà ogni 3 giorni. Ah, dici Allora l'intero io, pacchetto. ma sì, più o meno, insomma, Vai. allora io ovviamente penso che Vesino, ecco, Vesino non se ne parla mai, Vesino è un giocatore che piace all'estero, in Premier. Secondo me Vesino porterà una bella plusvalenza e noi ancora non ne stiamo parlando. Porterà più plusvalenza di Perisic, Vesino. Anche perché Perisic l'hai già anche ammortato per qualche anno. Io credo che partiranno Vesino e Borca, e secondo me resteranno Barella, Sensi, Eriksen. Dopo ti dico di Brozovic, che però secondo me perlomeno inizialmente resta. Allora, Barella, Sensi, Eriksen, Brozovic, Gagliardini, Vidal e Tonali, perché ne devi avere almeno 7. Ne devi avere almeno 7. C'è niente da fare. Se vuoi fare tre competizioni, tu devi, come la Juve ne ha 12 e devi avere almeno 7. Questo perlomeno è quello che sa Conte, che chiede Conte. Quindi se ne Quindi escono terresti due. Gagliardini e non Vesino? Ma allora, Gagliardini non è che lo tengo io. Cioè, infatti, io avrei detto, se noi avessimo fatto sta chat settimana scorsa, ti avrei detto fuori Gagliardini e Borca Valero. Però da quanto so io e mi risulta, è più facile fare plusvalenza con Vessino, che tra l'altro ha sempre qualche problemino fisico, e Gagliardini comunque come sesto centrocampista che entra gli ultimi 20 minuti quando c'è, insomma, da fare un po' di interdizione. Credo che a Conte non dispiace, ovviamente, non come poi ti, se mi dici titolari, i titolari sono Barella, Eriksen, Brozovic, e poi per l'altra partita sono Tonali, Vidal. Prepariamoci perché i giocatori cambieranno. Le punte della Juventus di Conte non se ne ricorda nessuno perché una volta giocavano due, una volta ne giocavano due. Cioè, qui si gira, non esiste più il titolare con le 11 fuori. Ogni tanto giocherà Sensi, ogni tanto giocherà Barella, ogni tanto giocherà Vidal, ogni tanto giocherà Tonali, ogni tanto giocherà Eriksen, ogni tanto giocherà Brozovic. Ecco, mi fermavo su Brozovic perché questo è anche lui un giocatorino che ha una bella clausola da 60 milioni. E quindi attenzione perché Brozovic magari te lo chiedono, eh? E tipo, te lo chiede la Premier con i soldi in mano. Si parlava del Però il mio rinnovo, pacchetto, però. eh? Si Sì, parlava ma del il rinnovo, rinnovo.
Sì, ma i rinnovi, guarda, io sono cresciuto nel calcio in cui Thiago Silva rinnova il martedì con Galliani e il giovedì va via. Cioè, rinnovo molto Solo per una spesso. questione economica, quindi in un Ma il rinnovo ti consente eventuale. al giocatore di partire da una base più alta per trattare il suo nuovo contratto. Alla società magari incassa 2 milioni in più, ma anche gli altri lo sanno quando parli con i dirigenti di società. Sì, va bene, rinnova, sono mica scemo. Fino a ieri guadagnavi 2, adesso guadagni 4, cosa vuoi? 5? No, vabbè, però dai, ho rinnovato, dammi almeno 2,5 e la società e il giocatore stracciano il contratto 3 minuti dopo. Cioè, guarda, il rinnovo non è mai un segnale che uno resti. Anzi, spesso il rinnovo è il segnale che uno può partire. Cioè, non esiste che se uno rinnova allora è blindato, perché poi è sempre un contratto con l'incontro tra due parti. Quindi ogni tanto conviene rinnovare per 1.000 motivi, per un discorso di bilancio, di plusvalenza, di iscrizione di valore del giocatore, ma in realtà il rinnovo non ha alcun senso, nel senso che tu sai già che comunque l'anno prossimo quei soldi lì non glieli dai. Lo fai per mettere il calciatore e il procuratore del calciatore nelle condizioni di essere un po' più forte in sede contrattuale. Ma quando lo faceva Raiola si metteva a ridere, mi ricordo, cioè Raiola quando Thiago Silva ha rinnovato, ha detto sì, vabbè, ha rinnovato, ascolta, ciao. Cioè, rideva, cioè, ma giustamente, perché tanto erano già d'accordo su altre basi. Quindi hanno fatto la conferma di Thiago Silva, messo i cartelloni. Io andavo a correre al Castello Sforzesco, c'erano i cartelloni, abbonati per il nostro Milan con Thiago Silva in primo piano. Sapevamo tutti che andava a Paris Saint-Germain, l'hanno venduto dopo 10 giorni, con gli abbonati giustamente inferociti, perché l'hanno fatto unicamente per fare la grande infornata di. Ma la fanno tutti, non sto parlando del mio, lo fanno tutti. Quindi. Ma tornando sul Anzi. vino, pensi Sì. che lo venderemo per, non lo so, 25 milioni soltanto o ci sarà uno scambio? Per esempio, si parlava con Emerson Palmieri ai tempi. Ma insomma, è chiaro che Conte un paio di esterni in più li vuole, ma non è che adesso c'è di moda anche qua bocciare Biraghi. Ad esempio, per quanto so io, a Conte Biraghi piace come riserva. A Conte Biraghi come riserva va benissimo, perché è uno che non rompe l'anima, si impegna sempre. Quando entra quei 20 minuti dall'anima, è chiaro che i titolari saranno Young e un altro, se non riscattano Moses, che mi pare abbia qualche problema in più nell'essere riscattato. Ma Candreva piace da impazzire a Conte e Biraghi piace da impazzire a Conte. Cioè, quindi, ripeto, anche questa idea. No, questo non lo vuole, cioè, poi ognuno è fissato, cioè anche Conte non è che ci prende sempre. Io credo che Vecino, ripeto, possa essere un'ottima pedina di scambio o comunque su quella cifra lì tenderei a pensare 25 milioni se parliamo di contanti, tenderei a pensare 30 qualcosa di più, gonfiata ovviamente dal valore dell'altro. Gonfiato lo dico legalmente, perché lo fanno tutti, io iscrivo te a 30. Tu mi iscrivi a 20 e ho guadagnato 10, Come vabbè, ha fatto la Juve con ma è Cassano? legale, non è che non sia legale, cioè, sì, la classica plusvalenza che fanno tutti. Però Come Cansero io credo che non ci Vecino comunque sarà. un po' di mercato ce l'abbia, credo di sì. Stavo dicendo Sì, in come ha fatto la Inghilterra Juve si con leggeva, Cansero. soprattutto Mourinho. Ma sì, ma adesso poi, cioè lui è uno che piace abbastanza al mercato inglese. Io adesso non so, so che anche Ancelotti non dispiace all'Everton, cioè, perché comunque ci aveva già fatto un pensiero qualche anno fa. Sono quei giocatori che magari non piacciono alla gente, ma che agli addetti ai lavori piacciono. Ce ne sono, eh. Sono quelli che uno comunque preferisce, ma anche Conte credo che non sia totalmente contrario a Vecino, però siccome se vuoi Vidal, vuoi Tonali, vuoi questo, vuoi quell'altro, a un certo punto un sacrificio devi fare anche te. E quindi ti dico, è chiaro che Borca è un discorso anche di mamma, perché nel suo caso, insomma, è anche uno che veramente la carretta l'ha tirata, e poi Borca non è un fuoriclasse a livello dei Ronaldo, degli Ibrahimovic, dei Cavani. Quindi è chiaro che i 33-34 di Borca sono diversi dai 38 di Ronaldo. Purtroppo, magari ci avessimo noi Borca Valero a 34 anni che ci ricorda che va nel Borca, anche lui è chiaro che il meglio l'ha dato, ma si sa. Ma le squadre non sono fatte soltanto dei 3-4 che giocano, non sono fatte soltanto dei 13-15 che giocano, perché purtroppo c'è l'infortunio, c'è la squalifica, c'è quello che ha problemi con la moglie, c'è quello che a un certo punto non è in forma, c'è quello che è incazzato, c'è quello che è giù di condizione. A un certo punto, in una stagione di 70 partite, giocano tutti. Uno si augura di avere sempre i 13 migliori, ma non è mai così.
si fa male uno, l'altro si fa squalificare, quell'altro c'ha una bega sua. A un certo punto il gruppo deve essere comunque numeroso. Quest'anno già eravamo messi meglio dell'anno prima, che eravamo del tutto insufficienti. Però, secondo me, guarda la Juve è la dimostrazione vivente. La Juve, ti dimentichi, se numeri centrocampisti della Juventus, ne lasci fuori sempre 3 o 4 perché te li dimentichi. Però le squadre europee, vai a vedere i centrocampisti che al Barcellona, che al Real Madrid tengono in panchina Bale, cioè voglio dire, devi avere almeno 24 giocatori di grandissimo livello, non 24 mettendoci 4 primavera. Purtroppo ne devi avere 30 mettendoci primavera, come hanno gli altri, se vuoi essere un top club, se no, vabbè, fai la tua parte, per carità. Esatto, e mettendo il dito nella piaga, vorrei Sì. parlare di Lukaku, perché quest'anno è stato criticato aspramente da ovviamente i filo icardiani, perché è ritenuto, diciamo, un bidone, queste erano le parole esatte, mentre invece al suo primo anno ha segnato praticamente 23 gol, è stato decisivo, mette in luce i compagni perché li aiuta, e è soprattutto un uomo spogliatoio. Sì, no, ma francamente ho quasi compassione per i poveretti che, voglio dire, non capiscono il valore di un giocatore come Lukaku. Ma Icardi potrà segnare anche 50 gol più di Lukaku. Il problema è che fra un po' Icardi non lo vuole nessuna squadra e Lukaku lo adorano tutti. Uno che fa tirare il rigore al ragazzino come Esposito, per me ha fatto un gesto di interismo, di dimostrazione ai compagni. Ripeto, ma solo un ottuso può non accorgersi della meravigliosa capacità di Lukaku di creare rete, di creare rapporti, di creare gruppo. Ma francamente, io lo dico sempre, noi interisti siamo anche troppi. Cioè, ripeto, io sono cresciuto in un'epoca in cui, come dicevamo con l'avvocato Prisco, noi siamo un'elite anche culturale. Ormai sono tutti interisti o tutti chi se ne frega, cioè francamente, insomma, ogni tanto tirano dei giudizi, non hanno mai visto una partita in vita loro, mai parlato con un addetto al lavoro in vita loro, guardano il numero dei gol, spesso manco guardano le partite, guarda, Icardi 23, Lukaku 22, allora è più bravo Icardi. Ma adesso io non sarò molto popolare sui social, ma sono quelle con cui io nemmeno parlo. Cioè, un conto è la televisione, noi anzi viviamo di queste cose, sì, ci prendiamo anche per il culo tra noi. Voglio dire, è come il mio amico Luca Mastrangelo, che ogni tanto fa i sondaggi apposta è più forte Franco Baresi o Sorondo? Poi ovviamente fa votare tutti Sorondo. E c'è quello che si incazza, no? Perché è ovvio che è una provocazione. Ecco, uno che pensa seriamente che in una squadra di calcio moderna Icardi sia più utile di Lukaku non è mai stato in un gruppo, ma neanche di lavoro, e non ha, o se no, probabilmente, non so. È uno spasimante di Wanda. Pensa che un giorno Wanda gli farà gli occhioni dolci, se lui in qualche modo. Francamente, ripeto, io con 100 addetti ai lavori che ho parlato, Icardi, grandissimo giocatore d'area, non mettetemelo in una squadra. Cioè, più di così, voglio dire. Ripeto, Lukaku gli vogliono bene tutti. Poi, se uno guarda solo il dato dei gol, ci sono dati che sono più importanti in un gruppo di lavoro, che sono lo stare insieme, l'etica, il mettersi a disposizione degli altri, il volersi bene, l'avere la stima altrui. Lukaku, la fascia di capitano, glielo darebbero in 20 subito, per quello che sta dimostrando. Intelligenza superiore, parla 6 lingue, ragazzo meraviglioso. No, ma lo dico raramente ho visto dei ragazzi così, veramente così umili al tempo stesso buoni in una squadra di calcio. Lukaku non è solo il giocatore, Lukaku è veramente un'ideologia, un modo di stare insieme che non vedevo all'Inter da quei tempi che conoscete, insomma, da quando si vinceva, da quei tempi lì che non vedevo. Ma non è che ne parlo con Pippo, Antonio, cioè io di queste cose magari ne parlo con Toldo, con Cambiaccio, cioè sono loro che mi dicono che cos'è questo ragazzo lì dentro. È una cosa che voi non vi potete immaginare. L'Inter non ha preso soltanto un giocatore, l'Inter veramente ha preso un modo di essere squadra e l'esplosione di Lautaro, te lo dico signore. Io non so se Lautaro vale 111 milioni dopo 6 mesi, perché magari poi ci scopriremo che magari improvvisamente è meno bravo di quello che ci sembra. Io so certamente una cosa però,
il 50% di quello che ha fatto Lautaro quest'anno lo deve a Lukaku, e lo sa anche lui, e lo sa anche lui. È vero. Vediamo qualche domanda, Chiara. Allora, chiedono Bastoni, lo vedresti titolare nel 2021 agli europei? Titolare Nel 2021 all'europeo? agli europei. Sono domande da 1 milione di dollari. Boh. Lui è bravo, sta crescendo bene, per carità di Dio, però Mancini la pensa un po' come me, eh? Cioè, Mancini non è solo i giovani di andare, Mancini è sempre stato, se uno vede la sua carriera, da Verón, Figo, insieme, hai capito, ai ragazzi giovani, eccetera. Mancini è sempre stato l'architetto del cocktail tra giovani e anziani. Bisogna vedere quanto crescerà Bastoni, per carità di Dio. Cioè, però sicuramente se continua così il futuro è suo. Nel gruppo ci può anche stare. Poi adesso titolare tutte le partite, francamente non lo so. Potrebbe anche essere prematuro ancora. Vediamo adesso, perché è chiaro che questo stop ha un po' danneggiato tutti, eh? Quindi sai, bisogna anche rimettersi poi in circolo. Poi chiedono, che dici, lo scudetto lo vinciamo? No, sinceramente no, ma io lo guarda, cioè adesso non è che voglio fare il fenomeno, io il risultato della partita secca non piglio mai, però siccome studio abbastanza, sono 3 anni che indovino la classifica finale del campionato, vabbè che non ci vuole uno scienziato, eh. Purtroppo la classifica, la Juventus continua a restare 2 spanne sopra tutti, e quindi io credo che anche quest'anno, pur con tutti i danneggiamenti, i problemi, il rapporto Sarri-ambiente che non è decollato, io credo che noi non siamo ancora pronti per vincere il campionato quest'anno. E secondo me nemmeno la Lazio, che sta facendo una stagione meravigliosa. Sarò banale, ma secondo me anche quest'anno lo scudetto lo vince la Juve. Però la mia classifica finale, te lo dico sinceramente, era, ma poi si può controllare su Twitter, su io lo dico, l'anno scorso l'ho presa, quest'anno magari sbaglio 2 posti, però è Juve, la mia classifica finale, Inter-Lazio, poi però magari arriva prima la Lazio. E al quarto posto credo di aver messo la Roma, però ragazzi, se l'Atalanta continua a sorprendere così, può anche arrivare l'Atalanta. Sì, il problema comunque sia dell'Atalanta che della Roma è un po' quello che abbiamo anche noi e la Lazio, cioè che non hanno due squadre come la Juventus, quindi è un po' Sì. imprevedibile. Forse noi partiamo in vantaggio, abbiamo quei 3-4 cambi in più di loro. Ma insomma, se l'Inter adesso, l'Inter è vero, ha avuto un periodo un po' brutto, ha perso con la Roma, con la Lazio purtroppo, doveva vincere a Roma, secondo me anche quelli sono stati 2 punti buttati via, quel pareggio lì. Però, ripeto, in realtà con l'Atalanta potevi perdere a San Siro e hanno sbagliato un rigore loro, poi sicuramente c'era l'espulsione, Lautaro, non è che mi invento, non è che devo fare, hai capito? Lo Juventino, per cui sono tutti i rigori nostri e voi niente, cicca cicca, cioè voglio dire, ne ho quasi, ogni tanto mi diverto, quindi io non ho nessun problema ad ammettere che ogni tanto siamo stati avvantaggiati anche noi, chi lo nega. Più o meno però i punti che abbiamo sono più o meno quelli. Ripeto, forse dovevamo nelle ultime partite stare un pochino più attenti, però l'Inter se dovesse battere la Samp, recuperare la partita va a 57, credo. Yeah, Si va a sei. 6 punti e poi c'è lo scontro diretto tra loro due, quindi. Allora, cioè, adesso il secondo posto non è che sia sfumato così incredibilmente, anche perché tutti ci aspettiamo che ripartiamo e la Lazio va a 1000 e la Juve invece l'Inter male. Esatto, volevo Invece arrivare proprio lì al fatto che la Lazio male. aveva programmato una stagione differente con una partita a settimana, mentre adesso invece si ritroverà a giocarne tre, cioè uno ogni 3 giorni. È vero, ma infatti io credo che la Lazio non possa vincere il campionato, cioè io sarei contentissimo, parliamoci chiaro, cioè se la Lazio e non noi, se la Lazio si sostituisce alla Juventus in Albo d'Oro, manda un po' a remengo i miei piani, per cui il mio piano era che mi dovevo io, Inter, sostituire alla Juventus in Albo d'Oro. Però siccome quest'anno so che non ero ancora pronto, io avevo cantato l'anno prossimo. Se però già accade quest'anno, beh, complimenti alla Lazio, voglio dire, ha fatto una, ma ci sono ogni tanto queste stagioni fantastiche, eh. Temo però che questi 3 mesi di stop li abbiano, e infatti Lotito si agita in tutti i modi possibili e immaginabili, perché è il primo a sapere che, secondo me, quelli che ne pagano più le conseguenze sono loro.
Basta che non ci mettiamo a dire minchiate del tipo, e certo, se non ci fosse stato, purtroppo il virus c'è stato per tutti, e quindi non è che uno lo può usare a suo piacimento secondo il tifo. Quindi non è colpa di nessuno, la Lazio era lanciata, a parte che la Juventus era comunque davanti, no? Perché qua sembra che fosse davanti la Lazio, cioè comunque la Juventus, mi duole dirlo, ma era davanti. Cioè se avessero cristallizzato la classifica come in Francia, avessero deciso di interrompere il 9 marzo. Ho capito, campione d'Italia era la Juve, no? Perché qua sembra che era la Lazio contro, lo dico contro il mio interesse, che la Lazio era campione al posto della Juve, no? La Lazio sta ancora indietro di un punto, ma sta indietro. E quindi, insomma, mi spiace, ma l'avversario da battere è sempre la Juve. Ci sono altre domande importanti? O... No, io farei un'ultima domanda, che penso che è Esatto. la domanda che ci chiediamo tutti: quando tornerà a vincere l'Inter, secondo te? Guarda, secondo me nulla si improvvisa e quindi ci può essere sempre la stagione eccezionale, ma secondo me noi abbiamo buttato via un sacco di tempo, abbiamo buttato via un po' di anni, però sai, Moratti a un certo punto aveva realizzato il suo sogno. A più di 70 anni era normale che lasciasse. Secondo me, poi riletto con gli occhi di oggi, ok, ha rilasciato un finanziere che ci ha messo 70, è andato via con 100, cioè sto parlando di Tohir, il quale poi insieme a Moratti, a Tronchetti, ha trovato comunque un grande colosso col quale io ogni tanto mi innervosisco, perché Suning dedica alla provincia più lontana che siamo noi dall'1 all'1,8% del suo fatturato. È questo che a me un po' mi infastidisce. Perché se soltanto ci dedicasse il 3%, noi non voglio dire che prendiamo Messi, ma forse qualcuno ha capito anche delle balle del fair play finanziario, il Manchester City che doveva essere squalificato, non sarà mai squalificato, tutti quelli che devono essere puniti che non vengono mai puniti. Cioè, quindi detto fra noi, francamente non c'è andata male. Se io penso al Milan, a come ne è uscito Berlusconi, hai capito? Cioè il Milan si dibatte in proprietà assolutamente, francamente, alcune persino inesistenti, altre che non capisci nemmeno che idee hanno, quindi a noi è andata di lusso. Però io, per tornare alla tua domanda, anche se mi sono dilungato, ma i concetti bisogna spiegarli bene, se no uno non li capisce, non voi, io mi rendo conto che sui social. Io scrivo un concetto abbastanza complicato, uno si ferma là, a una sola parola che non gli è piaciuta. Quindi, secondo me, noi abbiamo cominciato a ricostruire le fondamenta dal primo anno di Spalletti. Quindi, primo anno di Champions, poi di nuovo la conferma di Champions. Sì, poteva essere terzo, è stato quarto, ma chi se ne frega, non è quello. Poi, con Conte, secondo me, abbiamo alzato anche l'asticella, perché infatti arrivano Eriksen, Lukaku, eccetera. Adesso, se magari arrivano altri due grandi giocatori, alzi ancora un po' l'asticella. Io credo che quest'anno non eravamo pronti né per il Barcellona né per la Juventus, e infatti purtroppo così è andata. Io credo che l'anno prossimo però possiamo giocarcela. Io spero veramente che l'anno prossimo noi possiamo giocarcela. Poi, se mi chiedi quando vorrei sostituirmi alla Juventus in Albo d'Oro, ti dico domani mattina. Ma siccome faccio il giornalista prima che il tifoso e purtroppo vedo quello, abbiamo giocato due volte con loro, ci hanno rovinato, ragazzi. Cioè, uno deve essere anche sportivo. Cioè, io detesto il fanatico. Detesto il fanatico juventino, detesto il fanatico milanista, detesto ancora di più il fanatico interista, perché per me noi siamo un'elite e vorrei che non avessimo i fanatici, ma solo gli sportivi. Ragazzi, abbiamo giocato due partite con la Juve, ci hanno rovinato. Mi 24 dispiace perché passaggi. soprattutto al ritorno noi siamo stati un po' inesistenti poi al secondo No, tempo. capito. Però All'andata se si 24 vede un passaggi. Inter giocare in un certo modo contro il Barcellona a casa loro, che tutti faticano, Sì, e ma poi le purtroppo si fatica partite. così per una questione anche mentale. Poi è vero che la Ma Juve è in Adele. difficoltà e con l'Inter invece non l'ha dimostrato per niente. Adele, ma tu Però... non devi metterci insieme tutto. Cioè l'8 marzo, il 9 marzo, quando si è giocata Juve-Inter, era già una partita irreale. Tutti sapevano il coronavirus, tutti sapevamo che ci si doveva fermare. Tutti erano, li guardavi in faccia, tutti erano scioccati, tutti. C'era solo uno, solo uno. Era come se andasse al bar con gli amici. Purtroppo, mi spiace dirlo, ed era Cristiano Ronaldo, che era come se giocasse a biliardo. All'andata a San Siro c'è quell'azione con 24 passaggi che porta Higuaín in porta, che se uno la rivede,
capisce che non siamo ancora pronti. Poi, per carità di Dio, vuoi che ti dica la mia idea? Magari battiamo il Napoli in Coppa Italia e la finale di Coppa Italia, come è accaduto anni fa al 105esimo con un gol di Veron, vinciamo noi e torniamo a vincere un titolo dopo il 2011, di nuovo una Coppa Italia. Però oggi la Juve, ripeto, è ancora superiore per Cristiano Sì, Ronaldo, quello perché i sì. giocatori stanno insieme da più tempo. I giocatori, quella intelaiatura lì, sta insieme da più tempo. I nostri è il primo anno di Sensi, è il primo anno di Barella, i primi mesi di Eriksen e già lo critichiamo, è il primo anno di Lukaku che sta andando da Dio, è il secondo, ma è il primo da protagonista di Lautaro perché l'anno scorso era chiuso. Ragazzi, è il primo di Bastoni, è il primo anno per tanti, è il primo di Carola. Barella. Cioè, le squadre non si costruiscono alla PlayStation o coi dadi, purtroppo ci vuole tempo. Per questo dico che finalmente stiamo crescendo, però a livello loro non ci sei ancora. Cioè, fidati, a livello loro, ma lo sanno tutti, non ci sei ancora. E lo sai, o lo perdono loro, o fanno dei disastri tra di loro, Sarri, Cristiano Ronaldo, litigano, eccetera, per cui veramente vanno a catafascio. Ma ti dico che sono anche abbastanza collaudati per fronteggiare questi problemi che tra l'altro hanno avuto quest'anno, eh? Quindi approfittarne è difficile su 38 partite. Approfittarne con una squadra così quadrata che si conosce, che sta insieme da così tempo, è difficile. Quindi secondo me quest'anno è durissima. Cioè, non voglio dire no, perché poi sognare, per carità, No, sogniamo tutti. certo. Però se vi posso Però dire, secondo me, se arriviamo secondi e per dire vi dovessimo vincere la Coppa Italia e sto parlando di una manifestazione dalla quale oggi noi sulla carta siamo fuori, perché tu devi andare a vincere a Napoli. Facendo due gol, è vero che in campionato ne hai fatti tre, con no, famosa però doppietta di Lukaku, ho capito, però intanto li devi fare. Quindi a però oggi siamo tutti qua, beh, se vinciamo la Coppa Italia, tu a oggi sei in svantaggio in semifinale e in finale troverai, adesso non voglio, 9 volte su 10 non si arrabbino i rossoneri, ma temo proprio che troveremo eventualmente, o noi o il Napoli troveremo la Juve. Quindi, se per caso vinci quella partita lì e arrivi secondo o terzo in campionato, cioè è già tantissimo al primo anno di Conte. E Sì, quello sì. poi, cioè adesso, francamente, in dire siamo già pronti per il campionato, la squadra Juventus di Conte che vinceva il campionato, tra l'altro anche famoso Beh, militare, togliendolo al Milan, aveva solo esatto. il campionato. Sì, ma aveva solo il campionato, la gente non se lo ricorda. Quella Sì, Juve aveva lì il faceva una campionato e partita su. faceva fronte comunque con delle squadre che avevano, diciamo, dei cambi societari o c'era un Inter ormai appagata o era un po' Ma tutto no, diverso. cioè il Milan aveva 3 partite a settimana e la Juve ne aveva una. Poi fece una stagione eccezionale. Ragazzi, se fai solo il Sì, campionato, è ogni vero. tanto può essere. E quindi loro, la Juve di Conte, aveva questo vantaggio che noi non abbiamo, insomma, Lo abbiamo perché visto con comunque la adesso Lazio diventa. quest'anno, avere una partita in una settimana, figuriamoci la Juve comunque. Aiuta, aiuta, sicuramente E aiuta. l'Europa League invece? Cosa pensi? Dare Europa League, beh. importanza? Beh, già il Getafe non è un bel clientino, però. Io non l'ho considerata, ma mi piacerebbe andare avanti. Io non sono di quelli meglio Sono uscire. d'accordo, io sono d'accordo Conte. con Conte, questo. sta scoperta qua, l'ha già fatta. Ecco, una critica che faccio sempre ad Antonio, per quanto sia un numero uno, è quando quell'anno lui con l'Europa League sotto casa da giocare a Torino decide a un certo punto di ignorarla per fare 102 punti in campionato. Il risultato è che ha lasciato l'Europa League che si giocava a Torino al Siviglia, in una finale che poteva tranquillamente arrivarci lui. Portare un titolo europeo a Torino che manca dallo scorso millennio, perché vorrei ricordare che l'ultima roba in Europa la Juve l'ha vinta nel 1999, la Coppa Intertoto, e prima ancora nel 96, credo, la Supercoppa europea. Quindi Conte aveva la possibilità, perlomeno, di portare a casa un'Europa League, che avrebbe un pochino calmato lo Juventino, perché insomma, finché gli fai il mazzo per la Champions, ma tu gli fai il mazzo per l'Europa, perché poi anche quando, anche in altre manifestazioni in Europa, zero. E lì è stata colpa di Conte, secondo me, o comunque dell'ambiente. Adesso non voglio dire di Conte, lì hanno deciso di fare il record dei 102 punti, che chi se ne frega, era molto meglio vincere lo scudetto con 95 e portare a casa l'Europa League. E invece hanno fatto questa scelta qui. E io spero che Conte, ma sono sicuro che Conte all'Inter non la fa questa scelta, cerca di andare avanti anche in Europa League.
Bene, bene. Allora, noi ti ringraziamo per la stato un piacere, Giulia. disponibilità, per essere stato con noi e speriamo di riaverti anche in futuro, magari tra qualche settimana, per riparlare Sì, della nostra perché vita. no? Ma come vedete io Grazie. parlare dell'Inter mi diverto sempre, quindi non è un problema. Grazie mille, sei stato molto disponibile e molto gentile. Ciao a tutti, grazie per Grazie, ciao l'ascolto e a per la tutti. visione. Ciao a tutti, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao.